Allora, continuiamo entrando nel vivo del problema degli use case. Allora, e ne approfitto anche per provare a toccare alcuni dei dubbi che sono emersi durante le esercitazioni in laboratorio. Per aiutarci e per aiutarvi, io ho caricato sul sito del corso, dove c'è il materiale, oltre alle slide che abbiamo noi, una presentazione che, alla quale siamo risaliti e dalla quale abbiamo preparato noi il materiale del corso, no? Di questo gruppo delle PFL in Svizzera, che di fatto hanno queste sono 200 slide quasi, tutte sui casi d'uso, no? Quindi a noi non sembrava il caso di calcare la mano così tanto, però può capitare che a volte riassumendo uno va a perdersi, no, qualche. Allora qui andiamo alla fonte, e quindi se ci sono dei dubbi potete anche andare a vedere qua, dove le cose sono comunque raccontate con più profondità, con più dettaglio, anche sempre tenendo conto che tutte queste sono tutte metodologie, per cui a volte trovate degli esempi fatti in giro in cui certi concetti vengono usati in modo leggermente diverso, ma perché poi non sono leggi, no? O regole fisse, sono strumenti di rappresentazione che ci aiutano a. In particolare, secondo me, una dei primi dubbi o fonti di confusione è proprio sul concetto di attore, no? Per quanto un po' è emerso. Cioè, come lo definiamo un attore? E a volte può darsi che anche alcune delle soluzioni non siano proprio ortodosse in questi termini. E se uno va a vedere la letteratura, secondo me la definizione è chiara. Un attore è un agente, una persona o un rappresentante che interagisce con il sistema. Uno che è seduto vicino non è un attore. Se io parlo con te e tu interagisci col sistema, tu sei un attore e io non lo sono. Okay? Qui stiamo catturando, allora bisogna scendere un attimo di contesto, i casi d'uso, i diagrammi di casi d'uso in UML li posso usare per fare qualunque cosa, per descrivere come funzionano i giochi di ruolo, le feste di compleanno, quello che volete voi. Quando vengono usati nel contesto della specifica funzionale di un sistema informativo, il caso d'uso ha una funzione molto più limitata, quella di descrivere le interazioni, gli scambi di informazioni tra un utente e un sistema, nel momento in cui quell'utente si cala in un ruolo e usa il sistema per raggiungere un obiettivo. Bon. Se non sto in questa definizione, non sono un attore relativamente a quel caso d'uso lì. No? Quindi di nuovo, un attore rappresenta, gioca un ruolo che quell'utente gioca, quindi il ruolo di chi viene giocato, nell'interagire col sistema. E poi c'è il discorso di avere delle responsabilità, dei bisogni, degli obiettivi, eccetera. No? E quindi l'attore lavora scambiando informazioni col sistema. Ok? Quindi le informazioni che vengono scambiate tra persone non fanno parte del caso d'uso se utilizzato come specifica funzionale di un sistema. Perché il caso d'uso descrive cosa fa l'attore, ma lo descrive per specificare cosa deve fare il sistema in risposta. Quindi è una specifica del sistema informativo, di che cosa deve fare il sistema informativo. Lo fa descrivendo le azioni che questo permette all'utente, all'attore. Ma poi che cosa fa questo utente nei confronti del suo contesto, se non è verificabile dal sistema informativo, non lo vado a modellare lì. Fa parte del processo, ma non fa parte del caso d'uso. Ok? Questo dovrebbe, cioè applichiamo questa, se applichiamo questa definizione, ciò che è la più vecchia, poi ci sono tanti approfondimenti, ma ciò che interagisce col sistema, colui,
se pensiamo persona, in teoria potrebbe anche essere un, diciamo un altro sistema informativo che gioca il ruolo di attore con un sistema esistente, ma noi non ci questo è uno scenario che entra in gioco quando si parla di integrazione tra sistemi diversi. Ma nel nostro caso partiamo da una persona che interagisce col sistema. È quella persona che è l'attore. Okay? Poi possono essere gli attori secondari. Persone che... Però un attore secondario, per essere attore innanzitutto, deve interagire col sistema. Per cui, che ne so, immaginatevi la cassaforte della banca in cui io entro, vado, inserisco le chiavi, batto un codice, eccetera, poi per poter andare avanti, in quel contesto lì c'è un'altra persona che inserisca la sua chiave. No? Si vede nei film, poi nella realtà non so come sia. Sono mai arrivato fin lì. Allora in quel caso è un attore secondario, la cui azione, interazione con il sistema, contribuisce allo stato di avanzamento verso l'obiettivo dell'attore principale, che è quello che ha iniziato e condotto l'attività. Nel caso dei sistemi puramente informatici, software, gli attori secondari tutto sommato sono rari, perché davanti a una tastiera ci sto io, una persona, non è che ti faccio posto, fai qualcos'altro. E il sistema informativo come fa a sapere che io gli ho fatto posto a un'altra persona che sta digitando sulla tastiera? Diverso è, che ne so, giocate a Russell con qualcun altro, allora completare una partita è un gioco a due. Adesso Russell in realtà non va neanche tanto bene perché è asincrono, quindi lo puoi fare in momenti diversi, quindi è il processo di due giocatori, ma il caso duro è singolo. Però in sistemi in cui contemporaneamente più utenti contribuiscono a un obiettivo comune, di cui qualcuno l'ha iniziato e gli altri collaborano. Ok. Vabbè, poi ci sono 10 pagine di definizioni varie su che cos'è un attore, ma mi premeva proprio tagliare nettamente fuori tutto ciò che non interagisce col sistema, non è un attore. Quindi, tornando a noi, nel nostro caso semplice, chi sono gli attori di questo sistema? Beh, facile, sono tre. C'è l'utente, allora abbiamo detto diagramma dei casi d'uso. Noi abbiamo tre attori che sono l'utente, l'abbiamo sempre chiamato così genericamente, abbiamo il tutor e abbiamo l'esaminatore. Giusto? Di cui avevamo detto prima che l'utente usa il sistema, ma il sistema non ha bisogno, intanto che lavora in modo anonimo, non ha bisogno di conoscere informazioni sull'utente. Mentre il tutore e l'esaminatore giocano un doppio ruolo di utente e sistema e anche di entità modellata nel sistema. Ecco, l'avevamo detto a parole, permettetemi di aggiungerlo solo brevemente qui per completezza, prima che ce lo dimentichiamo, che me lo dimentichi di nuovo. Diciamo, parliamo di tutor. Ce l'ho già da qualche parte, ah sì, quindi lo devo prendere qui, facciamo, diamo il nome diverso, purtroppo non mi piace, e l'altro è l'esaminatore. E il tutore è in qualche modo associato con le domande che vengono create e l'esaminatore è in qualche modo associato con la valutazione. Poi dovremmo raffinarlo questo, ma a livello proprio di porre i concetti per dire questi vanno rappresentati nel sistema, perché sennò, come dicevamo prima, non so a chi far correggere la domanda, nel caso in cui sia sbagliata. Ma torniamo noi, al caso d'uso. Allora, questi tre attori, in quanti modi, quante sono le funzioni, gli obiettivi, gli scopi che possono avere nell'usare il sistema? Allora, l'utente, partiamo dall'utente, è più facile. Beh, ha uno scopo principale, che è quello di fare il quiz. Sostiene il quiz. Quindi, sostenere il quiz è un caso d'uso
che solo l'utente compie. Ok? In realtà poi c'è un'altra possibilità che può fare l'utente, che fa parte di, ricordiamo che sostenere il quiz è un processo principalmente lineare, ma che poi si chiude con una parte opzionale. Allora in realtà c'è un altro caso d'uso, che è quello nel quale l'utente, un'altra modalità di interazione, nella quale l'utente richiede di vedere, no, i suggerimenti. Che però non è un caso d'uso isolato, separato, perché non posso arrivare lì e voglio vedere i suggerimenti. Fa parte, diciamo, è un'aggiunta, un appendice, usando il termine corretto, un'estensione del caso d'uso principale. Quindi questo lo possiamo rappresentare, non posso dire fare un caso d'uso separato, sostenere il quiz e vedere i suggerimenti. Perché nel momento in cui entro nel sistema io non so se farò giusto o sbagliato, non so ancora se vorrò vedere i suggerimenti. Quindi è un caso d'uso principale che a un certo punto si può estendere in un caso d'uso, diciamo in un'aggiunta, un appendice, che è consultazione dei suggerimenti. E questo estende questo. Consultazione e suggerimenti non è un caso d'uso indipendente, ma è un'estensione della svolgere il quiz. Il verbo è estendere, quindi il soggetto è colui che estese, lo estende, l'oggetto, cioè la destinazione della freccia, è il caso d'uso che viene esteso. Quindi quello principale. No? C'è una freccia, cioè indicata proprio con questa E, extend. No, questo caso d'uso non è un caso d'uso principale, l'utente non ci va direttamente, ma quando ci va questo caso d'uso può essere esteso, uso il passivo perché risalgo una freccia controcorrente, può essere esteso da questo. Oppure la consultazione e i suggerimenti si può ottenere solamente estendendo, cioè completando, facendo una parte opzionale del sostenere il quiz. Se vogliamo avere questo livello di dettaglio, se no diciamo il caso d'uso è sostenere il quiz, che al suo interno comprende anche quello, ma era tanto per strutturare un pochino di più la cosa. Adesso se volete domani ho 5 slide in cui faccio vedere tipologia, significato delle frecce stand, eccetera, ma per ora teniamolo a livello intuitivo. No, la sintassi di questi diagrammi di caso d'uso è molto semplice, no? Fatto costrutto in tutto. E questo è l'utente. Dopodiché il tutor che cosa può fare? Beh, abbiamo visto che può fare due cose diverse, che sono separate, sono indipendenti, sono momenti diversi, non sono necessariamente consecutive né contestuali, che sono il suo caso d'uso principale che inserisce domande, domanda, perché abbiamo fatto un caso d'uso, un processo in cui le domande vengono inserite e gestite una alla volta, e poi c'è l'altro caso d'uso che è correggi domanda. Questi sono i due casi d'uso in carico al tutore. Okay. Siete d'accordo che sono due separati? Allora, scrivi domanda di sicuro. Però correggi domanda non è parte un'estensione, no? Di inserire la domanda. Perché io posso inserire la domanda oggi, poi vado a casa, l'esaminatore vede la mia domanda tra 6 giorni, io tra un mese torno. E in qualche modo vedrò, avrò dei messaggi che mi dicono guarda che ci sono delle domande da correggere. Allora in quel momento mi accingo, mi do come obiettivo, ma è un altro diverso, quello di correggere una domanda. Perché a livello di processo in qualche modo sono stato informato che è necessario fare questo. E quindi faccio la mia parte per far avanzare la pedina.
nel processo. Ricordate che nei casi d'uso c'è una voce che si chiama intention in context. La mia intenzione, il mio obiettivo in questo momento qual è? Completare, correggere la domanda in context, nel contesto del processo più generale di caricamento delle domande, convalidazione, eccetera. Non è detto che sia un'intenzione così, un volere, no, spontaneo sempre. A volte l'obiettivo è l'obiettivo all'interno di un contesto che mi richiede che a quel punto devo fare questo. Quindi non ho iniziato io, non ho deciso io che devo correggere la domanda. Quindi sono due casi indipendenti, possono essere attivati indipendentemente per motivi diversi, in tempi diversi. L'unico vincolo, ma ovviamente non possiamo scriverlo qua, è che non è detto, sembra ragionevole, ma non è l'unica scelta possibile, dire che chi corregge la domanda è la stessa persona che l'ha inserita, ma magari potrebbe anche non essere così, è un pool di tutori e qualcun altro può correggerlo, ah sì, ma lo faccio io, non preoccuparsi, cioè, può benissimo essere. Qui ovviamente non compare questo, cioè il fatto che il ruolo del tutor sia giocato da più persone diverse, qua non lo vediamo. E poi l'esaminatore invece che cosa deve fare? L'esaminatore è quello che fa meno di tutti perché deve solamente valutare le domande. Quindi lui deve fare valutazione, valuta qualità della domanda. Ricordiamoci che io uso domanda non in senso generico, ma esattamente come l'ho definita nel modello concettuale. Quindi per me domanda vuol dire il testo, le risposte possibili, la scelta di quale è giusta, il suggerimento. Questa valutazione è una valutazione dell'oggetto domanda, che ha tutte queste informazioni in sé. Non è solo il testo della domanda. Abbiamo ridefinito il termine domanda per significare tutto quell'insieme di informazioni. E come vedete sono tutti i casi d'uso in cui c'è un attore solo, ciascuno nel momento in cui accede al sistema avrà accesso a funzioni diverse. Poi tu dici, ma come? Ma se sono un tutore non posso provare a fare il quiz? Certo che posso, ma con un ruolo di utente normale, non con un ruolo di tutore. Mi tolgo il cappello da tutore e entro, visto che non c'è nessun blocco agli utenti, entro come utente normale e lo provo. Sono la stessa persona fisica, ma in quel momento, rispetto al sistema informativo, mi sto comportando da utente. Non sono insiemi disgiunti questi ruoli, non necessariamente. Insiemi disgiunti di persone. Ecco, invece che cosa si indica quando capita che, qui abbiamo visto che c'è un ruolo che gestisce più di un caso d'uso? Normale, facile. Cosa vuol dire invece quando vediamo un caso d'uso che ha le frecce verso più ruoli diversi, più attori diversi? Cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Immaginiamo di voler vedere delle statistiche. No, dicevamo prima, io salvo le informazioni perché poi in seguito vorrei vedere le statistiche di utilizzo. Allora, questa informazione a chi è accessibile? Chi la può vedere? Possiamo pensare che ogni esaminatore, ogni tutor abbia il diritto di vedere queste cose. Quindi è un caso d'uso, non so dove metterlo, mettiamolo qua sotto, che è legato a due attori diversi. Mettiamolo in mezzo. Non vuol dire che per vedere statistiche di utilizzo devono andare mano nella mano un tutore e un esaminatore. Vuol dire che se io ho il ruolo di tutore posso fare quello. Punto. Se io ho il ruolo di esaminatore posso fare quello. Quindi è una funzionalità accessibile a più ruoli. Io potrei anche avere una casistica di tipo statistiche generali che sono accessibili anche agli utenti normali e va bene e anche ai tutor e anche agli esaminatori
ovviamente a volte per evitare questi grovigli si tende a gerarchizzare gli attori, no? Perché io potrei dire che tutor e esaminatore sono un caso particolare di docente o formatore, e allora legherò statistiche di utilizzo non singolarmente a tutor e esaminatore, ma a docente, alla classe superiore. Cioè, quando le cose sono un po' complicate, chiaramente do dei ruoli macro che poi divido in ruoli più fini, più specifici. Però diciamo, il ragionamento oggi l'abbiamo fatto per capire il significato di questi diagrammi, no? Quando io ho un caso d'uso che coinvolge più attori, significa che individualmente ciascuno di questi attori, di questi ruoli, pardon, può giocare il ruolo di attore primario nei confronti di quel caso d'uso. Quindi possono, parlando in termini più semplici, attivare quella funzione, hanno davanti a sé quella voce del menu in cui possono entrare. Individualmente, separatamente. E ciascuno nel momento in cui lo fa è un attore primario, cioè non è che di questi tre c'è un attore che è più primario degli altri. Quindi questo è ciò che intendiamo, tanto per chiarire il significato di attore. Cosa è capitato questo? Ho messo un cappello che non volevo. Ok? Poi c'è il, vabbè, poi per ciascuno di questi, di fatto, se abbiamo un diagramma di casi d'uso completo, dovremmo riuscire a coprire tutti i processi, tutte le azioni che richiedono interazione con gli utenti del processo, perché ci possono essere alcune attività, tipo prepara una domanda, a cui non corrisponde un caso d'uso, perché non comprende un'interazione con l'utente, tra utente e sistema. Il sistema informativo non sa quando io ho preparato la domanda, se mi sono svegliato stanotte perché avevo mal di pancia e allora ho pensato alle domande, o l'ho fatto in treno, o l'ho fatto mentre bevevo il caffè. Quel processo è avvenuto, deve essere avvenuto, se no nel momento in cui devo inserire la domanda. Però non è un processo gestito dal sistema informativo, non è un processo durante la cui esecuzione io debba interagire col sistema informativo. Quindi non esiste caso d'uso. Caso d'uso è l'interazione. Quindi, escludendo tutte le attività che non comportano un'interazione con l'utente, escludendo tutte le attività che non comportano, ad esempio di comunicazione, che non comportano una gestione mediata dal sistema, tutto il resto deve essere coperto da qualche caso d'uso. Che dice come le cose che sono descritte a livello di processo vengono fatte a livello di interazione. Allora questo rappresenta la quasi totalità dei requisiti funzionali del sistema. Sicuramente i requisiti non funzionali col caso d'uso non li rappresento, quelli funzionali praticamente tutti, quelli che prevedono l'interazione diretta. Poi possono esserci dei requisiti funzionali non interattivi. Il sistema una volta al mese fa un report e lo invia a tutti i responsabili. Quello non richiede interazione, è un requisito funzionale, ma non essendo interattivo non lo posso descrivere con lo strumento dei casi d'uso. Lo scriverò a parte. Lo descriverò a parte. Perché non c'è un attore in quel momento. Ok. Avendo questo che è di fatto l'indice dei casi d'uso, poi si mette lì, se li prendiamo uno a uno e si crea la descrizione del caso d'uso stesso. Secondo quel template, di nuovo, che abbiamo preso dai nostri amici svizzeri. Amici no, io non li conosco, ma hanno fatto una cosa utile, quindi li considero amici. Allora, qui so che ci sono stati di nuovo dei dubbi sull'uno di questi campi. Adesso qua non è che c'è scritto qualcosa di diverso rispetto alle nostre slide, sono identiche, ma hanno colori diversi e magari sono più importanti, si capiscono meglio, nel senso che noi abbiamo copiato queste. Allora, il nome del caso d'uso è facile e è esattamente ciò che abbiamo inserito qua. Il suggerimento è
un verbo, una frase breve con verbo attivo. Sostieni il quiz, inserisci domanda, correggi domanda. Questo già non sarebbe bello, statistica di utilizzo. Visualizza statistica di utilizzo, dovrei mettere un verbo per essere preciso. Dopodiché, poi durante gli esercizi sono emessi degli altri dubbi, ditemelo, io vi dico quelli che mi hanno riportato. Poi, lo scope, ecco, lo scope sembra che, allora, se andiamo a leggere questo, che è esattamente ciò che c'era scritto nelle slide, lo scope parla della parte di sistema che viene considerata, cioè del confine del sistema di cui stiamo parlando. Nel caso di un sistema semplice come questo, lo scope è il sistema di prenotazione di quiz. Oppure potremmo pensare che magari questo sistema ha, se vogliamo, un front-end e un back-end. No, il front-end è la parte visibile dagli utenti finali, per sostenere il quiz, mentre invece il back-end è tutta la parte di gestione, preparazione, reportistica, eccetera, eccetera. Allora, dividiamo il sistema in più blocchi, in più macro parti, e diciamo a quale parte appartiene. Immaginate il sistema più complesso, l'elenco dei requisiti non è un elenco che va da 1 a 6.000 in ordine numerico, ma sarà raggruppato per macro funzioni. Allora, lo scope, l'ambito è in quale capitolo siamo? Se anziché avere 6 casi d'uso, ne ho 17, no, 17, 100, non li faccio tutti nello stesso diagramma. Farò 7, 8, 10 diagrammi diversi, raggruppati per tema, per macro. Quello è l'ambito nel quale si svolge il caso d'uso. Quindi in questo caso ce n'è uno solo, qui. Se volessimo fare i fini potremmo distinguerne due. Front-end, quindi che contiene questi due casi d'uso, sostenere il quiz e consultare i suggerimenti, e un altro, back-end, che contiene inserisci domanda, correggi domanda, valuta qualità, visualizza statistiche e così via, che sono funzionalità più gestione. Oppure separiamo il back-end di gestione da quello di reportistica, allora avremo tre ambiti diversi. Di fatto è un'organizzazione gerarchica dei requisiti, anziché avere un lungo elenco, faccio dei blocchi che possono essere una divisione o funzionale, come viene scritto adesso, o strutturale. Cioè, il sistema informativo in realtà ho due server diversi, ho due siti, due indirizzi diversi, e allora parliamo dell'uno, parliamo dell'altro. Ok? Quindi è, per come è stata descritta qua, per come è definito qua, lo scope è l'ambito funzionale o tecnologico nel quale si svolge questo. Non è l'ambito aziendale o altre cose. Ok, in caso di sistemi semplici c'è un ambito solo per tutti. I confini del sistema, vi ricordate che a un certo punto dicevamo bisogna avere chiaro che cosa è dentro e che cosa è fuori. Allora, il dentro e fuori mi chiede questo caso d'uso, dentro a chi è? Dentro a quale blocco funzionale è? E questo è il mio ambito, è il mio padre, è il mio contenitore. Contenitore nel senso del diagramma che mi contiene o del capitolo del documento dei requisiti nel quale è descritta questa funzionalità qui. Ok? Vabbè, gli altri punti mi sembrano più chiari, a meno che voi non mi diciate che qualcuno, il livello, abbiamo detto, visto che parliamo di interazione, sarà sempre user goal, di fatto in quello che facciamo noi. Intention in context è l'obiettivo, se voglio, adesso non è una regola, non ve la voglio dare come regola generale, ma intenzione in contesto io lo leggo come obiettivo all'interno di un processo, cioè l'obiettivo specifico, che cosa voglio fare all'interno di quale processo lo sto facendo, cioè qual è il contesto più generale in cui lo faccio. Partendo, se uno partisse a modellare i casi d'uso, questo se lo perde, non sa da dove arriva questo contesto. Se parti dal processo ti risulta più naturale, perché il contesto è il processo dal quale hai fatto nascere, hai filiato questo caso d'uso.
Poi se vogliamo a livello di terminologia, non confondete quando si parla del brief, del caso d'uso, che sono semplicemente tre righe, quattro di descrizione rispetto allo scenario principale, che è invece la versione per punti, no? Perché qualcuno, va bene, sicuramente quella della versione dello scenario è più dettagliata, più specifica, no? Perché l'esercito ha chiesto il brief, qualcuno ha fatto i punti, bene, nel senso che ci ha pensato di più, ci ha pensato meglio, forse ingannato dal spazio che c'era predisposto nel testo dell'esercizio, ma lì era richiesto invece solamente il brief come prima analisi. Ma va bene, cioè, teneteli solo separati. Voglio vedere se non ce l'ho il disegno qua. Aspettate, c'è una figurina molto utile. No, vabbè, non perdo tempo adesso. Ecco. La parte di scenario di successo, adesso questa è una presentazione che noi non facciamo quest'anno, che è quella dei diagrammi di sequenza, però di fatto, quindi non andiamo a approfondire questa figura, fa vedere delle frecce che vengono scambiate, in questo caso tra vari attori, quindi non è il nostro caso specifico, perché noi non interessa se i vari attori tra di loro si parlano, ma ci interessa soprattutto l'ultimo passaggio, gli attori, le informazioni che vengono scambiate col sistema. Adesso noi non usiamo questa rappresentazione per non appesantire ulteriormente, usiamo semplicemente degli elenchi numerati. No? Però lo spirito nel quale si scrive lo scenario di successo è quello di descrivere le interazioni. Scusate. Sul significato dei vari pezzi del template dei casi d'uso ci sono dei dubbi, dei punti non chiari, se no adesso proviamo a svolgerne uno, ma vi ricordate che ci fossero state delle discussioni, dei dubbi, che avete piacere rivedere, su queste voci qua, su queste qua? No, o non adesso. Allora vi chiedo, quale facciamo? Quale dovete fare di questi? Meglio, quale volete che vi faccio io, gli altri ve li fate poi, per divertimento personale. Quale? Sostenere il quiz o inserimento domanda? Non capisco, non sento. Sostenere il quiz? Sostenere il quiz. Allora, prendiamo il nostro modello che ci dice use case, dagli il nome. Adesso metto anche una grandezza del carattere umana per voi. Che interlinea indecente. Scusate. Poi, secondo punto è lo scopo. L'ambito funzionale, il sottosistema funzionale, il sottosito a cui questa funzione sostenere il quiz appartiene. Quindi possiamo parlare del sistema di quiz, se vogliamo essere più precisi, le funzionalità di front-end, cioè quelle rivolte agli utenti finali.
Per inciso, quando fate un'analisi funzionale di questo genere, di qualunque sito, vi accorgete sempre che le funzionalità di front-end sono una minima parte di quelle di back-end. Cioè la parte di gestione è sempre 10 volte più complicata di ciò che gli utenti vedono davvero. Ok, il punto dopo è il livello, che abbiamo detto per noi lo user goal. Perché descriviamo come l'utente raggiunge il proprio obiettivo. Poi abbiamo l'intention in context. Intention in context è l'intenzione, cioè l'obiettivo che ha l'utente, quindi quale obiettivo vuole raggiungere, all'interno di quale contesto, di quale processo, di quale, diciamo così, attività più ampia si svolge questo obiettivo. Può essere un obiettivo che di per sé ha senso. Vedo le previsioni del tempo, le vedo, finito lì, cioè non è che ho altro contesto. Sì, il contesto è magari domani voglio andare in gita, invece vengo al polo. Però è un contesto che esula dal sistema informativo, no? Quindi parliamo del contesto del sistema informativo. Quindi in questo caso diciamo che l'utente vuole, diciamo così, valutare o... Allora, voglio fare attenzione a scrivere un obiettivo che sia comprensibile dal sistema. Se io dicessi l'utente vuole valutare la sua preparazione sull'argomento, è un po' troppo generico. No, questo è il contesto, se vogliamo. L'obiettivo è che cosa vuole? Vuole sostenere un test, se vogliamo, per valutare la propria preparazione. Il per valutare la propria preparazione, secondo me, è una funzione poco più che estetica, cioè si chiarisce, ci spiega tra persone, capiamo meglio, ma non aggiunge vera informazione, non aggiunge specifiche sul sistema informativo. Non è che il sistema informativo ti fa fare un test per valutare la tua preparazione e te lo fa fare in modo diverso se non è per valutare la tua preparazione. Ti fa fare un test e basta. In context, ok, diamo il contesto. Il contesto non è che serva al sistema informativo. Serve a noi che stiamo descrivendo. Quindi c'è sempre un po' un confine, ovviamente qui stiamo parlando di descrizioni pur formali ma a parole, quindi il confine è sempre un po' labile, tra ha senso metterlo o non ha senso metterlo. Ricordiamoci che qui siamo dentro cosa? I requisiti funzionali. Il requisito funzionale ha senso fin tanto che è verificabile. Quindi non andiamo ad allargarci a descrivere cose che poi alla fine non sono verificabili all'interno del sistema informativo, c'è, non c'è, funziona bene, non funziona bene, funziona nel modo previsto, non funziona nel modo previsto. Quindi questa parte qua la possiamo mettere o non la possiamo mettere. Perché? Ma perché in realtà questo è un caso d'uso che gestisce un intero processo, quindi il contesto è se stesso. Nel caso invece del back-end, in cui abbiamo tre casi d'uso diversi che gestiscono un processo unico, allora è importante fissare qual è il processo in cui viene attivato questo caso d'uso. Primary actor, ovviamente l'utente. E nel glossario, non nel modello dati, perché nel modello dati l'utente non ce l'abbiamo, ma nel glossario dovremo scrivere che l'utente è un utente generico, anonimo, non registrato, no? Quindi chi qualsiasi utente voglia accedere al sito. Il significato della parola utente, perché da sola utente come termine generico è troppo ambiguo, quindi dobbiamo specificare meglio quando scrivo utente che cosa intendo, lo mio ruolo utente che cos'è. Poi stakeholders interest, qual è l'interesse non dell'utente ma dei proprietari del sistema, qual è l'interesse affinché gli utenti facciano questo? È molto indiretto, eh? Perché io metto a disposizione questo?
Perché vorrei che tanti utenti lo facessero? Perché cresce la mia visibilità, perché in realtà è la funzione primaria per cui è nato il tutto. Quindi l'interesse dei stakeholder è, diciamo così, crescita della frequentazione del servizio. Questo qua l'abbiamo impostato come servizio offerto al pubblico, poi se dietro ci sono degli introiti pubblicitari o altro, vabbè, però l'interesse è, mi interessa che lo usino in tanti, punto. Mentre magari del processo, tanto per vedere, del processo di back-end, di creazione delle domande, c'è un interesse che è quello di avere tante domande, ma non è l'interesse primario, l'interesse è avere domande di qualità, valide, per cui, il cui contenuto attiri utenti, no? Questa parte di stakeholder interest è facile da scrivere se stiamo parlando di processi di alto livello, quelli semplici. Se andiamo più andiamo nel dettaglio sulle cose più, diciamo così, operative o amministrative, viene un po' a perdersi qual è l'interesse primario, per cui a volte poi salta, no, questa parte qui. Quando da un certo livello in giù, vabbè, fa parte del sistema, appunto. Se vuoi che funzioni, devi avere interesse a che funzioni anche questo pezzo. Precondizione. La precondizione è ciò che possiamo dare per scontato, assume, ha questo significato in inglese, assumere, in italiano non vuol dire niente, dare per scontato sullo stato del sistema nel momento in cui iniziamo. Allora, nel momento in cui iniziamo questo caso duro che è sostenere il quiz, io do per scontato che il database contenga un numero sufficiente di domande. Ok? Se no il sito non lo lancio, se no quella funzionalità non la lascio attiva per l'utente. Non la metto neanche il bottone, fai un quiz, non lo pubblicizzo, non lo metto online, finché non ho un numero di domande sufficiente. Quindi io qua posso dare per scontato che sia così. Quindi il database contiene un numero sufficiente di domande. Numero sufficiente di per sé non è preciso, andrà specificato tra i requisiti non funzionali qual è il numero minimo oppure il numero massimo atteso di domande contenute. È un attributo non funzionale. Quante ne ho? Ma se ho messo un numero minimo, l'ho descritto nei requisiti non funzionali, questo numero deve essere raggiunto, se no in questo caso duro non lo considero neanche. Non è che dà errore, è proprio non ci arrivo, non è attivabile, non è raggiungibile. Tu assume, dare per scontato, non è controllare che sia vero, non è verificare, non verifico che ci sia il numero sufficiente di domande, no, mi hanno detto che ce ne sono a sufficienza. Chi mi ha portato qui mi ha detto che è così, fine. Non vado a verificare. Vabbè, questo qui sono garanzie minime, non, direi che non si applica a questa cosa di questo genere. La garanzia di successo è lo stato del sistema e dell'ambiente se l'obiettivo dell'utente è stato raggiunto. Cioè io che cosa posso dire di sicuro dopo che l'utente ha raggiunto il proprio obiettivo, che era quello di compilare il questionario e di farsi valutare? Beh, di sicuro posso dire che nel mio archivio, nel mio database, ho un'informazione storica in più sui questionari compilati. Quindi, garanzie minime direi che non ce ne sono, ma in questo caso la post-condizione, o success guarantees, o anche post-condition, a me piace di più chiamarla così, ma è uguale, perché fa il parallelo con la precondition, dice che il database contiene informazione storica sul quiz appena concluso, completato. Post condizione è valida nel caso in cui il caso d'uso vada a buon fine. C'è scritto qua, stato del sistema e dell'ambiente se l'obiettivo del primary actor ha successo. Quindi se il primary actor a metà del quiz si rompe le scatole, se ne va e chiude il computer, allora
questa postcondizione non è garantita. È garantita solamente se lui raggiunge il suo obiettivo, io che cos'ho? Che cosa posso dire di certo? Di certo ho che ho i suoi dati. I suoi dati del suo quiz, non della sua persona, ovviamente. E poco altro. A precondizioni e postcondizioni sono da inserire quando hanno senso, ecco, non sono campi obbligatori. E poi abbiamo trigger, in questo caso non ce n'è, nel senso che è il primary actor stesso che inizia l'attività. Ok? Mentre invece nel caso del correggi domanda ci sarebbe un trigger, cioè questo stato viene attivo, acceso, attivato, lanciato dal fatto che il tutore viene informato che l'esaminatore ha delle obiezioni su una delle sue domande. Allora c'è qualcosa che fa scattare, cioè non è che il tutore si mette di per sé a correggere le domande, non... lo fa come attore primario, ma lo fa su spinta, su stimolo di un grilletto che arriva dall'esaminatore, di un evento esterno che fa partire questo, che possono essere eventi esterno a questo caso duro, ovviamente, interno al sistema, o a volte esterno al sistema, cioè è arrivato un camion e devo scaricarlo, è quello il trigger, che fa partire da tutta una serie di attività. Trigger sono eventi che il cui verificarsi richiede che vengano svolte certe attività. In questo caso nessuno. Non c'è nulla che a un certo punto richieda alla persona che in questo momento devi fare questo. Poi, mensa scenario, allora, qui abbiamo il nostro caro elenco puntato e qui dobbiamo dettagliare le cose che forse abbiamo pensato, un po' ci siamo detti informalmente, ciascuno di noi ha in mente su come può funzionare questa operazione qua. Quindi partiamo. Le frasi sono tutte del tipo l'utente fa, il sistema fa. No? Quindi l'utente richiede al sistema di compilare un quiz. In qualche modo. Aprirà una voce di un menu. Fa un bottone del tipo compila il quiz. In risposta a questo, ping pong, ho lanciato la palla nel tuo campo, caro sistema, adesso tocca a te rispondere. Il sistema genera un quiz partendo dalle domande disponibili, mettiamo l'aggettivo, genera casualmente un quiz partendo dalle domande disponibili e lo visualizza all'utente mi viene a dire predisponendo il modo che lui possa rispondere. Adesso non lo scrivo perché è ovvio, però chiariamocelo, non basta visualizzare le domande, deve darmi poi i campi, i bottoncini da cliccare per dare risposte. Quindi facciamo, se sto pensando un'interfaccia web, sto pensando visualizza un form, no? Un modulo in cui lui deve inserire, ma io però non posso scrivere un form perché altrimenti starei già parlando dell'interfaccia utente. Diciamo permettendogli di inserire le risposte. Qui possiamo ancora non impegnarci sul fatto che, una cosa che non abbiamo mai discusso, ho 30 domande, me le fa vedere di botto o me le fa vedere una per volta? Allora, caro due diverse. Se me le fa vedere di botto è così, il sistema genera casualmente un quiz partendo dalle domande, l'utente compila le proprie risposte
e le invia al sistema. Un form lungo, scrive tutto, il bottone di invio in fondo, ce lo immaginiamo così. Altrimenti, ma proprio una cosa diversa, sarebbe punto 2, il sistema genera gradualmente un quiz, e poi un punto 3 e punto 4 che si ripetono in un loop, che dicono 3, il sistema visualizza la prossima domanda, 4, l'utente risponde a quella domanda e passa alla successiva. Sarebbe una cosa del tipo, il sistema genera casualmente un quiz, poi 3, per ciascuna domanda del quiz, 3.1, il sistema visualizza la domanda, permettendo all'utente di inserire la risposta. 3.2, l'utente inserisce la risposta e la conferma. Questo è un altro modo di gestire lo stesso caso d'uso, in cui immagino che le domande vengano presentate all'utente una per una. Altrimenti sto immaginando che le domande vengano presentate all'utente tutte insieme. Dipende dal sistema, no? Da quante sono le domande, quante sono complesse, quante sono lunghe. Nel caso delle domande una per una, io poi devo chiedermi, sì, ma poi l'utente può tornare indietro se ha sbagliato, può correggere. Nel caso in cui siano tutte insieme, fa cosa vuole. Le può rispondere in qualunque ordine preferisca. È una scelta più pedagogica che non di interfaccia, perché poi l'interfaccia puoi fare in un modo o nell'altro. Poi potrebbe anche essere, forse, in alcuni casi, anche influenzata dall'interfaccia, nel senso che se sono seduto su un computer è più comodo avere tutte insieme. Se magari sto facendo il quiz su un dispositivo più piccolo, allora è più comodo se le vedo una per volta, piuttosto che non dover scrollare, mi perdo, non so più dove sono, su uno schermo piccolo. Sono scelte da fare, qui non abbiamo ancora dichiarato qual è la modalità di erogazione. Quindi questo è un'alternativa possibile. Ma sviluppiamo il caso più semplice, no? Quello che le faccio vedere tutte insieme. E a questo punto il sistema fornisce la valutazione. Delle risposte. E qui finisce il caso d'uso. Poi eventualmente posso avere le extension, cosa sono i casi aggiuntivi, in caso di errore o in caso di percorsi. In questo caso ne abbiamo uno molto esplicito, che è quello della visualizzazione dei suggerimenti. Quindi noi abbiamo GL extension, abbiamo un punto che è un 4.1, perché fa parte del punto 4, la conseguenza del punto 4, che è l'utente, richiede di visualizzare i suggerimenti e il sistema visualizza i suggerimenti relativi alle domande alle quali la risposta fornita era errata. Poi, altra extension, se vogliamo, potrebbe esserci un 3A no, nel quale, ho pensato al punto 3, l'utente le invia al sistema. Magari l'utente si stufa a metà, non lo vuole fare, quindi annulla. E l'utente
annulla l'operazione. La può fare solamente il punto 3. Punto 1 non è che lo annulla, non lo fa e basta. Punto 2 lo fa il sistema, quindi l'utente non può dire nulla. Punto 3, la prossima interazione dell'utente può decidere di annullarla. La notazione prevede che io usi delle lettere A, B, C per le cose alternative. 3A vuol dire lo faccio invece di A. Uso invece dei sottonumeri 3.1, 2.1, 4.1 quando ho dei sottocasi che dipendono da un caso precedente. E quindi le faccio non in alternativa ma in sequenza. Se io avessi scelto di fare una domanda per volta sarebbe stato un modo più complicato perché se vai avanti, vai indietro, quindi le varianti nell'extension, le varianti sarebbero state maggiori. Ok? Allora, pensateci, se vi vengono in mente degli altri dubbi, me li fate domani e se no andiamo avanti.